Benvenuti nella sezione dei tutorial di LightStar 4D dedicata al modulo di calcolo illuminotecnico LightCalc. Di seguito vedremo come realizzare un semplice progetto di strade. Cliccando sul tasto Progetto guidato strade, si aprirà la finestra dove impostare i principali dati di progetto, quali la norma di riferimento, il tipo di strada e le dimensioni dei diversi elementi della strada. Una volta impostate le proprietà fisiche della strada, si potrà accedere all'inserimento delle caratteristiche dell'impianto tramite il tasto Avanti. Per Premendo sul tasto Cambia apparecchio, è possibile selezionare un apparecchio tra quelli inseriti nel database. Oppure, tramite drag and drop, si può importare un file da una cartella esterna. A questo punto, nel caso il programma fosse utilizzato con un codice di attivazione, si potrebbe accedere alla finestra di gestione del progetto avanzato, dove inserire nuovi file di apparecchi o nuovi elementi della strada. Nel caso di utilizzo della versione free, invece, completate queste operazioni premendo sul tasto Termina. Nell'area del disegno verrà visualizzato il progetto. Cliccando sul tasto Calcoli, si aprirà la finestra relativa ai calcoli, già preimpostata per il calcolo secondo la normativa scelta. Terminati i calcoli, cliccando sul tasto Chiudi, verrà automaticamente aperta la finestra di sommario dei risultati, dove poter visualizzare i valori per le singole superfici e verificare i parametri calcolati. Cliccando sul tab Valutazione efficienza energetica, verrà inoltre visualizzata l'efficienza dell'impianto secondo quanto richiesto da ERA Luce e dagli attuali CAMI italiani o dalla norma spagnola. Nella parte alta della finestra, se i valori risulteranno verificati in base alla normativa, verranno visualizzate delle V verdi. Al contrario, nel caso di valori non verificati, verranno visualizzate delle X rosse. A questo punto, entrando nella vista prospettica, è possibile impostare un'inquadratura per realizzare un'immagine rendering. Cliccando sul tasto Alt più il tasto del mouse, si attiverà la rotazione dell'ambiente. Tenendo premuta la rotellina del mouse, si attiverà il pan, mentre premendo il tasto Shift più il tasto del mouse, si attiverà lo zoom. Impostata la vista, si possono modificare le saturazioni cliccando sul tasto Gestione visualizzazione. Per realizzare il rendering sarà sufficiente cliccare sul tasto Rendering con Ray Tracing. Infine, per realizzare una scala di colore, sarà sufficiente selezionare il tasto Visualizza pseudocolori e salvare l'immagine ottenuta cliccando su Cattura immagine. Terminate tutte queste operazioni, il progetto potrà essere stampato selezionando Stampa all'interno del menu File. Nella finestra è visualizzabile l'anteprima di stampa. Per
Grazie per l'attenzione e buon lavoro con Lightcalc.